come rimuovere, quindi togliere la memoria RAM da un computer portatile, da un notebook. È molto semplice, non è così complicato. Vediamolo in questo tutorial di oggi. Buongiorno, buonasera a voi. Ecco un computer HP molto antico, molto vecchio, dell'anno 2006. Vado ovviamente a girare il mio computer portatile in questione e troverò dietro l'alloggiamento per la memoria RAM, che è questo qua più piccolo, e l'alloggiamento dell'hard disk, quindi del disco rigido. Cosa faccio? Molto semplice, non vado a fare altro che a sollevare. La RAM già è installata, vedete, però. Vado a fare un'operazione di questo tipo qua, guardate nel dettaglio. Sollevo una grappetta, sollevo l'altra grappetta. Sono due grappette che devono essere letteralmente, diciamo così, aperte, o meglio, messe in condizione di essere aperte, ripeto, entrambe. Quindi mi coordino, faccio così, guardate come faccio. Ecco qua, una e due. Quindi le devo allargare entrambe, una allargata, un'altra allargata. Una volta che le allargo bene entrambe, mi succederà che la RAM sarà uscita fuori. Ecco qua, ce l'ho fatta, missione compiuta. 1 e 2, ho tolto la memoria RAM, il mio banco di RAM, possono essere anche due banchi di RAM, dal mio computer portatile, in questo caso HP. È un computer dell'HP. Va bene? Molto semplice. Quindi ricapitolo brevemente, una grappetta deve essere allargata, l'altra anche deve essere allargata. Dopo che allargate entrambe bene, la vostra memoria RAM andrà a alzarsi e l'andate a rimuovere. Così. Io ho utilizzato le mani nude, è meglio utilizzare i guanti, perché in questo modo è più sicuro. Da Leandro, narratore italiano, è tutto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ovviamente io ho già tolto il coperchietto nero della memoria RAM utilizzando un semplice cacciavite a stella. Mi raccomando, il cacciavite a stella è fondamentale per operare nel vostro computer portatile. Grazie per la visione e per l'ascolto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate. Ciao da Leandro, narratore italiano.